A tutti voi buonasera dal TG Max. Dopo 9 anni è stato approvato dalla Giunta regionale il nuovo piano demaniale marittimo. Lo strumento urbanistico passerà ora al vaglio del Consiglio regionale. Dopo 9 anni la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano demaniale marittimo. L'importante strumento urbanistico passerà ora al vaglio del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. I comuni avranno poi un anno di tempo per adeguarsi alle nuove linee guida. Il piano, ha detto l'assessore regionale Dino Pepe, è frutto di un lavoro ampiamente condiviso che mette al primo posto la tutela dell'ambiente, uno strumento programmatorio che nasce dal confronto costante e dalla sinergia con le associazioni dei balneatori, con la Direzione Marittima Regionale e con le associazioni ambientali. Tra i punti maggiormente qualificanti, l'attenzione alle esigenze delle fasce deboli e incapienti e la salvaguardia di zone di particolare pregio naturalistico. I comuni, ad esempio, potranno ampliare le possibilità di fruizione del mare da parte delle categorie svantaggiate, riservando oltre il 20% dell'arenile alle spiagge libere e destinando il 95% dell'imposta regionale sul demanio a servizi a beneficio delle categorie protette. Inoltre, ha proseguito Pepe, è prevista la possibilità di affidare ad associazioni la cura di zone costiere di particolare pregio ambientale naturalistico e delle aree oggetto di insediamento di fauna e flora protetta. Uno strumento che pianifica il nostro territorio, il nostro arenile in maniera particolare, riserva il 20% e oltre per le spiagge libere, tutela le fasce deboli, un'attenzione particolare in questo momento di crisi economica delle fasce deboli, degli incapienti, ma soprattutto vuole tutelare a livello di natura, a livello di ambiente il nostro arenile. Autorizziamo solo interventi di bioarchitettura, di rispettose dell'ambiente. Queste sono le linee guida del nuovo piano demaniale. La cronaca non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un ponteggio mentre stava lavorando nella zona industriale di Casalbordino lo scorso 24 novembre, ricoverato all'ospedale di Pescara. Domenico Gizzarelli, 58 anni di Pollutri, è deceduto ieri sera. Sul fatto indaga la procura di Vasto, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Cerca di bloccare l'auto che si era sfrenata, ma resta schiacciato contro un muro. Vittima Salvatore Di Palma, 63 anni, noto estimato pediatra e nutrizionista di Avezzano. L'incidente si è verificato questa mattina nel cortile della propria abitazione. Gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Nuova riunione della Commissione regionale di vigilanza sulla discarica di Bussi sul Tirino. Sul tavolo il piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione della discarica dei Bussi finisce al tavolo dei lavori della Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo. La Commissione, presieduta dal consigliere di Forza Italia, Mauro Febbo, che svolge funzioni di controllo sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'esecutivo, ha visto in audizione il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, e l'assessore della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca. L'obiettivo è quello di diminuire la fuoriuscita di sostanze inquinanti per un'estensione di terreno di circa 2 milioni di metri cubi, così da limitare il danno ambientale, senza dimenticare le risorse presenti da impiegare subito nel processo di bonifica di tutta l'area. Credo che noi stiamo facendo il nostro dovere, una commissione di vigilanza è attenta che ci siano tutti gli adempimenti e siano compiuti. Una discarica la più grande d'Europa, la discarica dei rifiuti più grande d'Europa, deve essere da noi attenzionata, così stiamo facendo. C'era stato dato una data, il 20 novembre, il 20 novembre non si è fatta purtroppo quella conferenza, però abbiamo ottenuto che almeno le carte venissero consegnate. Adesso saremo attenti a sollecitare e a controllare che tutti gli altri adempimenti vengano svolti nei termini, soprattutto più celermente possibile. Noi abbiamo la più grande discarica d'Europa nella località di Bussi, abbiamo 50 milioni a disposizione, finalmente cifre reali, concrete, che dobbiamo spendere. Non vorrei che qualcuno si arrabbiasse e poi ce le togliesse, allora dobbiamo essere certi che quel territorio, quel territorio che è fatto più di 600.000 abitanti venga sicuramente protetto e attenzionato. Due vaste aree tra Avezzano e Aielli sono state sequestrate dal Corpo Forestale dello Stato nell'ambito dell'attività contro lo smaltimento illecito dei rifiuti. L'operazione ha evidenziato un'illecita attività di smaltimento sotto forma di ammendante fertilizzante su alcuni terreni agricoli dell'area fucense. Controlli compiuti su alcuni mezzi che stavano effettuando il trasporto dei rifiuti ha permesso di risalire al sito di provenienza identificato in una vasta area di pertinenza
del dismesso zuccherificio di Avezzano. I prelievi effettuati dai tecnici dell'ARTA consentiranno di stabilire se l'illecita attività di smaltimento abbia comportato anche un inquinamento ambientale. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità dello smaltimento. Presidi di guardia medica che rischiano la chiusura, mancanza di servizi sociali. Le aree interne rischiano lo spopolamento, l'allarme è dello SPCGL di L'Aquila. Sull'Abruzzo interno, area geografica in cui risiede un terzo della cittadinanza regionale, aleggiano gli spettri dello spopolamento e della depauperazione del territorio. Il grido d'allarme arriva dalle componenti provinciali aquilane dei sindacati CGL e SP ed affonda le sue radici negli ultimi provvedimenti istituzionali al vaglio della regione Abruzzo. Si tratta, nel dettaglio, della soppressione delle guardie mediche, come avvenuto ad esempio nei comuni di Campo di Giove, Pizzoli, Barete e Barisciano, oltre al rischio chiusura per il punto nascite di Sulmona, vero e proprio centro di riferimento in un'area orograficamente complessa sia per il territorio peligno che per quello del Sangro Aquilano. Ma non è solo il comparto sanità a dover fare i conti con tagli verticali che si configurano come una vera e propria mannaia. Anche molti uffici postali, infatti, vedono a rischio la propria operatività. Tutte decisioni da prendere nell'ottica del contenimento della spesa, ma che vanno a confliggere con le linee guida nazionali in termini di sostegno alle aree interne. Parametri, quelli stilati dal governo centrale, che non si oppongono alla razionalizzazione, ma solo a patto che questa garantisca comunque un adeguato livello qualitativo dei servizi offerti. Per mediare queste posizioni, secondo SPI e CGL, l'idea dovrebbe essere quella della costituzione, in tempi brevi, di un tavolo di confronto in merito. A parteciparvi dovrebbero essere rappresentanti della politica locale e regionale, oltre che dello stesso sindacato. Il concetto da rilanciare, oltre ad una maggiore condivisione delle scelte, sarebbe quello della collaborazione sinergica tra le municipalità del territorio, questo in modo da superare la parcellizzazione, istituendo ad esempio in ambito sanitario dei poliambulatori specialistici territoriali. È una protesta, è una proposta. Le aree interne non possono essere depauperate ulteriormente. Se dobbiamo rendere i servizi più efficienti, siamo disponibili, però i cittadini non possono essere vessati più di tanto e quindi bisogna sperimentare servizi efficienti. Noi vorremmo ragionare secondo l'approccio della strategia nazionale per le aree interne del Dipartimento per lo Sviluppo Economico Nazionale per lo Sviluppo Economico. Questa strategia c'ha l'obiettivo principale di far rimanere i cittadini sul loro territorio d'origine nelle aree interne. La provincia dell'Aquila ha un 70%, è tutta area interna, noi abbiamo bisogno che i cittadini rimangano nel loro territorio e per fare questo dobbiamo dare servizi, istruzione, salute, mobilità e questa è la visione, e in questo modo si salva il territorio e i cittadini. Pugno di ferro dell'amministrazione comunale di Montesilvano contro la prostituzione dopo l'ordinanza che vieta di contrattare e concordare prestazioni con una prostituta. Il sindaco Maragno rincara la dose e vieta anche di chiedere informazioni o fermarsi in prossimità delle lucciole di chiunque sia in atteggiamento dedito ad offrire prestazioni sessuali. L'ordinanza si intende violata anche semplicemente fermando il mezzo in prossimità dei soggetti o consentendo ad uno o più di loro di salire o di scendere dal mezzo stesso. Il fenomeno, sottolinea il sindaco, è una piaga per il nostro territorio da troppi anni. Con questa ordinanza abbiamo voluto dare un segnale forte nella lotta alla prostituzione che vogliamo cancellare dalla città. L'ordinanza resterà in vigore fino al 31 dicembre 2015. È stato convocato per sabato 6 dicembre alle ore 10 il Consiglio Comunale straordinario di Lanciano con all'ordine del giorno un solo punto, iniziative a tutela della Sangritana. Il Consiglio Comunale è stato convocato su richiesta della lista civica Progetto Lanciano. La forza di maggioranza è fortemente critica nei confronti del progetto di fusione delle tre aziende di trasporto pubblico locale partecipate interamente dalla Regione Abruzzo, ARPA, GTM e appunto Sangritana. Il disegno di legge approderà in Consiglio regionale il prossimo 9 dicembre. Al Consiglio comunale sono stati invitati esponenti della Giunta e del Consiglio regionale, oltre alle parti sociali. Sarà un ponte dell'Immacolata all'insegna del freddo e della pioggia con nevicate sopra gli 800 metri, in arrivo una perturbazione dal nord atlantico che proporrà un clima tipicamente invernale.
Ponte dell'Immacolata al freddo, con le temperature miti che ormai da settimane segnano la nostra regione, destinate a svanire per lasciare il posto ad un clima tipicamente invernale. Nel fine settimana, infatti, e soprattutto tra domenica e lunedì, i meteorologi confermano un calo delle temperature con un raffreddamento sensibile deciso a causa di una massa d'aria di origine nord-atlantica. La nostra penisola sarà investita da correnti fredde di origine polare. Brusco calo termico soprattutto al centro nord, con il primo assaggio di freddo invernale. Insomma, dopo aver vissuto l'autunno più caldo di sempre in Italia, con un'anomalia di quasi 2 gradi in media, i valori termici andranno al di sotto delle medie stagionali. Non solo, visti i venti da nord-ovest che cominceranno a soffiare moderati sulle coste abruzzesi dalla prossima domenica, la percezione del freddo sarà di qualche grado inferiore a quelle realmente registrate dal termometro, previste anche le mareggiate. Domenica la neve cadrà sull'Appennino centrale a partire dai 1300 metri per poi scendere di quota al massimo sugli 800 metri nella giornata di lunedì, proprio alla Concezione. 3 giorni di maltempo, a tratti intenso dunque, ma niente allarmismi o previsioni catastrofiche che troppo spesso rimbalzano sul web. Siamo pur sempre alle porte dell'inverno e forse l'autunno, dal clima primaverile, ci ha abituati troppo bene. È quasi ora di fare il cambio stagione. Furto la scorsa notte all'ufficio postale di Roio del Sangro, in provincia di Chieti. I ladri, entrati forzando la vetrata d'ingresso, hanno rubato la cassaforte contenente 10.000 euro. Sul colpo indagano i carabinieri di Atessa. Giovani musicisti debuttano domani sera al Teatro Marruccino di Chieti per il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Dirigerà l'orchestra l'abruzzese Gabriele Bonolis. Un cast giovane e di qualità debutterà domani sera alle 20.30 al Teatro Marruccino di Chieti con il Gianni Schicchi, opera in un atto di Giacomo Puccini sul libretto di Giovacchino Forzano, basato su un episodio del canto 30 dell'Inferno di Dante. La prima assoluta ha avuto luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York. Direttore d'orchestra, l'abruzzese, ormai romano d'adozione e di fama internazionale, Gabriele Bonolis. Un'operazione, ha detto il maestro, che esula dallo Star System e che dà l'occasione a giovani che hanno studiato in Abruzzo di debuttare con un'opera di rilievo. Il cast è risultato di una convenzione del Teatro Marruccino con il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Sicuramente un esperimento interessante, senza nulla voler togliere allo Star System, ma sicuramente la sinergia tra forze giovani garantisce un entusiasmo, una freschezza e anche un contenimento dei costi, oltre a tutto ciò che ho accennato. Per di più si dà la possibilità a giovani studenti, ex studenti, e agli inizi della carriera, di debuttare un titolo così importante, pucciniano, insomma, che ha fatto veramente il giro del pianeta. L'orchestra è di primissimo livello, evidenzia Bonolis, spiccano delle ottime individualità e la compagine si contraddistingue per una grande disciplina e per una compattezza degna di un gruppo cameristico. Gianni Schicchi è stato abbinato a Il telefono di Giancarlo Menotti, la regia è di Ferenc Anger, direttore artistico del Teatro dell'Opera di Budapest. Si replica domenica alle 17.30. Ancora spazio alla cronaca, i carabinieri di Mosciano Sant'Angelo hanno arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 21enne di Giulianova. I militari hanno fermato l'auto su cui viaggiava la ragazza in compagnia di un coetaneo. Tra gli effetti personali, la 21enne, già denunciata per possesso di 2 etti di droga, aveva 8 grammi di marijuana pronti per lo spaccio. Il ragazzo invece è stato trovato in possesso di 172 grammi della stessa sostanza. Nel corso della perquisizione domiciliare in casa della giovane sono stati rinvenuti altri 500 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La 21enne è stata rinchiusa in carcere e l'amico denunciato. Finge il suicidio puntandosi la pistola sotto il mento, si fa un selfie e lo invia alla fidanzata per riconquistarla dopo un litigio.
Lei è preoccupata, chiama il 112. Arrivati sul posto, i carabinieri di Valle Castellana hanno trovato il giovane, un 23enne, in buone condizioni di salute a casa sua. Ai militari si è giustificato dicendo che lo ha fatto a scopo dimostrativo, ma la bravata gli è costata una denuncia per procurato allarme al giovane. Inoltre sono stati sequestrati 3 fucili da caccia e una pistola legalmente detenuti. Richiesta anche la revoca della licenza a scopo cautelativo, vista la leggerezza dimostrata nel giocare con le armi. Ed ora la pagina sportiva. Sarà Luigi Nasca di Bari, l'arbitro di Virtus Trapani. Il tecnico d'Aversa conferma la possibilità di affidarsi al trio d'attacco Tiam Monachello Piccolo. Nasca di Bari, il giudice di gara di Virtus Trapani, scontro diretto che promette scintille per il DNA delle due contendenti. Rossoneri a viso aperto che cercheranno il successo per mantenersi saldamente in alta classifica. Siciliani che segnano a raffica ma subiscono a più non posso. Eloquente i dati, 27 gol fatti, ben 33 quelli subiti. 7 partite vinte, 5 perse, 4 pareggiate. In totale sono 5 le sconfitte fuori dal provinciale. Stadio che per i tifosi rossoneri rappresenta uno dei ricordi più belli della vita. Vittoria per 3-1 e pass per la Serie B. Comunque la sfida è aperta e mister D'Aversa potrebbe riservare novità in attacco, come da noi annunciato in settimana. Dentro Tiam esterno sinistro con Monachello in mezzo, Piccolo a destra. In difesa ecco Conti al posto di Aquilanti, squalificato. È una squadra ben organizzata, una squadra che gioca bene e viene qui a Lanciano con l'entusiasmo di una squadra che ha vinto al 93esimo, quindi non c'è assolutamente di sottovalutare l'avversario, anzi bisogna andare in campo, non dico temendo l'avversario, ma portandogli un grande rispetto e non pensare al fatto che magari fuori casa abbiano fatto meno risultati rispetto in casa. Loro sono anche avanti a noi in classifica, quindi è redditizio come andamento, quindi ripeto, è una squadra che gioca spensierata perché appunto non c'ha l'obbligo del risultato, e è chiaro che poi magari a volte ti può portare a rovinare il risultato, però è anche vero che magari quel gioco propositivo che l'ha portato a stare in quella posizione di classifica, quindi mi auguro che vengano qui con la stessa mentalità e ripeto che noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l'avversario. La squadra è decisa, determinata, in settimana si è allenata bene. Unico intoppo alla piena riuscita dello spettacolo, il diffuso maltempo previsto proprio per sabato. Notoriamente un problema per le squadre chiamate a far gioco. Il Lanciano dovrà superare anche questo ostacolo. E dal calcio ai motori, questa sera un nuovo appuntamento su Telemax con Griglia di partenza, trasmissione dedicata agli appassionati dei motori sulle 2 e 4 ruote. È tutto, vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie dell'attenzione, arrivederci a domani.